Dopo l'annuncio dato dall'amministrazione, sarà stato rimosso l'amianto? Siamo in via Riccardo d'Aversa per verificare. Qui c'era dell'amianto. E c'è ancora. Frantumatissimo. E accanto all'amianto sono comparsi sacchi neri depositati nel frattempo. Sacchi neri che contengono detriti, rifiuti che arrivano dalla ristrutturazione di qualche edificio. Ce n'è più di uno. Tutti così. Accanto all'amianto, materiale di risulta. E non va meglio in via San Domenico, dove accanto all'amianto ci sono cumuli di spazzatura e ancora buste nere contenenti praticamente di tutto. Anche qui l'amianto non è stato rimosso. La medesima situazione in via Cirillo, dove l'amianto giace ancora a terra. Amianto di provenienza da un tetto, come dimostra la presenza di una canna fumaria. Però accanto all'amianto c'è anche un deposito di spazzatura, in prevalenza bottiglie. Bottiglie di birra, bottiglie di liquori, conservate all'interno di questi enormi contenitori. Sentite? Eccole. Sono i vini, i liquori, le birre che vengono consumati nei tanti ristoranti, pub, paninotech di via Seggio, che restano a terra per giorni interi. Dovrebbero essere rimossi subito. Inoltre, le bevande alcoliche non dovrebbero essere vendute in bottiglia, ma in bicchieri di plastica. E invece sono qui decine, centinaia di bottiglie ammucchiate a due passi dall'amianto. Siamo in via Domenico Cirillo, in pieno centro storico, piazza Domenico Cirillo, ma in realtà siamo in una discarica.